Colonnello, due importanti operazioni che la prima innanzitutto completa quella che già era stata avviata a carico della famiglia Bosco. Sì, ha utilizzato il termine giusto perché dopo l'esecuzione delle misure cautelari personali adesso sono arrivate quelle patrimoniali. Il Tribunale ha emesso dei decreti, stiamo parlando di misure di prevenzione, quindi abbiamo proceduto al sequestro di quote societarie relative ai supermercati, in particolare della famiglia Bosco, bar, e ci sono anche beni immobili e beni mobili, che oggi iniziano ad essere amministrati da un soggetto, appunto un amministratore giudiziario, che garantirà il regolare svolgimento di tutte le attività sociali. Qual è il valore di questo patrimonio? Parliamo di patrimoni che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro. E quindi, elemento importante, voi assicurerete la continuità operativa e quindi la garanzia del posto dei lavoratori? Assolutamente, perché se possiamo... io oserei dire che adesso l'amministratore, garantendo appunto il rispetto delle regole, tutelerà ancora di più, se possibile, i lavoratori di questi supermercati. Altra importante operazione nata dalla collaborazione con la Procura della Repubblica è quella che riguarda la scoperta dell'omesso versamento di alcune ritenute d'acconto da parte dei gestori del noto marchio di abbigliamento Joseph. Sì, in questo caso stiamo parlando di importi cospicui oggetto di evasione fiscale che una volta scoperti ovviamente potevano essere aggrediti attraverso sequestri patrimoniali e quindi la nostra attenzione si è incentrata su un immobile in particolare che era stato oggetto di una fittizia cessione tra madre e figlia proprio al fine di poter essere aggredito a garanzia dell'erario.